Rivolgo un saluto cordiale a tutti presenti, anzitutto ai familiari delle vittime del terremoto di 5 anni addietro, al Presidente della Regione, al Sindaco, ai sindaci della provincia, sulla loro attività è ricaduto il peso dell'emergenza e della ricostruzione. E all'attività impegnativa che sempre fa capo ai sindaci si è aggiunto un fardello, un impegno particolarmente intenso che a distanza di 5 anni vede un risultato di grande importanza. Oggi ricorrono 5 anni dalla seconda scossa del terremoto del 29 di maggio. Abbiamo visto nel filmato che ci ha ricordato i 28 morti, i 300 feriti, le tante migliaia di sfollati. E quindi il primo pensiero che rivolgiamo è naturalmente per loro, per le vittime, per i morti, per le sofferenze patite e per il disorientamento che ne è derivato. Si è condiviso allora, qui e in tutta Italia, il dolore per quel che era avvenuto e la condivisione è stata anche il centro e forse il motore principale della ricostruzione. Probabilmente allora molti avevano dei timori, il timore che il tessuto sociale si potesse disgregare, che il tessuto produttivo lacerato e colpito in maniera particolare, come ha ricordato il Presidente della Regione, subisse ferite non rimarginabili. Questi timori che si possa creare una fuga dai territori colpiti. La vostra capacità, la vostra volontà ha vanificato queste paure e ha avviato una ricostruzione di grande successo. È stata un'opera impegnativa, importante, che ha visto le sue basi certamente nella cultura di queste zone, nella capacità di reazione del tessuto sociale, in quella cultura del lavoro e dell'impegno che trasmessa da generazione in generazione ha reso questi territori sempre capaci di affrontare difficoltà e superarle. Vi è una particolarità che questo evento 5 anni fa ha ricordato al nostro Paese ancora una volta, la fragilità del nostro territorio nazionale. 3 anni prima era stato il terremoto dell'Aquila, 4 anni dopo i terremoti che in 3 riprese violente hanno colpito le 4 regioni del centro del nostro Paese. Questi eventi richiamano l'esigenza di curare il nostro territorio, di mettere in sicurezza le sue strutture abitative e produttive. Qui avete ricostruito e state ancora ricostruendo con garanzie di sicurezza, con standard più avanzati, più sicuri, con condizioni di maggiore tranquillità. Sono condizioni che vanno estese ovunque, che vanno realizzate anche nelle zone da recente colpite. Queste nostre riflessioni di questa mattina sono di grande significato. L'architetto Cucinella, che ringrazio poc'anzi, ha sottolineato la bellezza della ricostruzione, il valore della bellezza nell'architettura. È vero, studiare una scuola bella e confortevole consente di studiare meglio, lavorare in un'azienda accogliente consente di lavorare meglio
e così in qualunque luogo di lavoro. Appunto, Sindaco, la ricostruzione non è fatta soltanto da pietre, ma è fatta anche da valori e da scelte. E voi avete scelto come priorità le scuole e le aziende. Io vorrei rivolgere un ringraziamento e un apprezzamento molto grande al corpo docente delle scuole, che ha consentito di non interrompere mai la loro attività. È stato il primo segno non soltanto della volontà di continuare, ma della capacità di riprendere la vita normale malgrado quanto avvenuto. Non poteva essere che così, d'altronde, nella terra dei Pico della Mirandola. E le imprese, ha detto bene il Presidente della Regione, ripeto poc'anzi, è stato il terremoto che ha colpito più che altrove il tessuto produttivo. Le aziende sono state capaci, attraverso l'opera e il merito di imprenditori e lavoratori, di far fronte a quanto avvenuto e di riprendere con vigore, migliorando addirittura le condizioni produttive. Certo, vi è stata una solidarietà dell'intero Paese, vi è stato il sostegno della dimensione pubblica, vi è stata, e va ricordata, un'efficienza amministrativa delle amministrazioni che ha sorretto questo impegno, ma il merito di imprenditori e lavoratori è davvero esemplare. Questo impegno e queste condizioni consentono oggi di guardare, naturalmente sempre con rimpianto e dolore, a quanto avvenuto, ma di guardare con fiducia il presente e il futuro. Vi è ancora altro da fare, come ha ricordato poc'anzi il Presidente della Regione, lo ha detto anche il Sindaco. I centri storici, gli edifici pubblici, quelli che in fondo costituiscono il riferimento, come è stato ricordato, dell'identità del territorio. Ma proprio per questo sono realtà, sono edifici, costruzioni più pazienti. È stato giusto dar la precedenza a scuole e imprese. Non è soltanto per la complessità delle procedure dei centri storici, e anche perché, ripeto, sono realtà e punti di riferimento più pazienti nella convivenza, che possono attendere perché appunto rappresentano l'identità. Ma anche quello è un impegno in corso, e la ricostruzione che state continuando a svolgere è davvero di grande importanza ed è un punto di riferimento anche per altre zone. Questo non è un giorno di festeggiamenti, è un giorno di apprezzamento per quello che si è fatto, ma è l'occasione per confermare l'impegno di ricostruzione, di completarla con pienezza. E io vorrei dirvi soprattutto con queste poche parole che in questo impegno avete il sostegno di tutta l'Italia. Auguri.